Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. C'è un momento della vita in cui noi conosciamo un solo organo, il cazzo. A un certo punto, sui 67, appare la prostata. E tu devi fare i conti con questa troia puttana di merda che non hai mai incontrato in vita tua. Il cazzo se ne va e arriva la prostata. E allora, Niki Vendola, proviamo a partire da qua. È stato il primo fuoco, effettivamente, artificio aperto su questa letteratura, un po' oscena, le donne, il sesso, le conquiste, madamina del catalogo è questo. Sgarbi ha detto, non stavo facendo altro che parafrasare Amadeus e Don Giovanni. Invece, perché dobbiamo partire da qua? Ma perché le parole fanno il mondo. Le parole costruiscono l'immagine che abbiamo della realtà, ci consentono l'esercizio del discernimento. Lo dico perché il libro a fondamento della nostra cultura, della nostra civiltà, la Bibbia, comincia proprio con il libro della Genesi, con questa straordinaria nominazione del mondo, senza nominare la luce, senza nominare la tenebra. Diciamo, non siamo in grado di percepire la realtà, che non esiste in una dimensione solo fenomenica, esiste perché noi la concettualizziamo, diciamo. Ecco, c'era una volta un tempo in cui le élite si davano come missione quella di elevare il linguaggio della società, di elevare proprio il tono, lo stile del dibattito pubblico, e quindi si percepivano all'avanguardia, a prescindere dalle opinioni politiche. Oggi le élite hanno capovolto questa loro missione e in qualche modo hanno inventato quello che io chiamerei così un plebeismo piccolo borghese, perché non sono, diciamo, dei plebei. Non lo è Morgan, non lo è Sgarbi, non lo è La Russa, nessuno di loro. E questo plebeismo piccolo borghese, sdoganato con l'alibi del basta con il politicamente corretto, esatto, ha dentro di sé la ferocia del sessismo. Torna il sessismo in qualche maniera normalizzato, giustificato. Le parole del papà del DJ sono gravi quanto le parole del presidente del Senato a tutela di quel figlio di papà che è suo figlio. Cioè, sono parole che vengono pronunciate impunemente in un'Italia in cui ogni settimana ci sono 3 femminicidi. E il femminicidio ha a che fare con il vocabolario. Ha a che fare con la svalorizzazione delle altre. Diceva giustamente, certo, lei prima, le parole disegnano il mondo, quindi quel mondo, poi in quel mondo succedono delle cose.